La Premier Giorgia Meloni ha risposto alle dichiarazioni di Giuliano Amato sulla strage di Ustica, definendo le parole importanti che richiedono attenzione. Ha tuttavia chiesto al presidente Amato se, oltre alle sue deduzioni personali, disponga di elementi che potrebbero portare a una revisione delle conclusioni delle indagini giudiziarie e parlamentari, invitandolo a metterli eventualmente a disposizione del governo per intraprendere eventuali azioni conseguenti. Secondo Giuliano Amato, il D-19 dell'Itavia che si è schiantato vicino a Ustica il 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile di origine francese. In un'intervista alla Repubblica, l'ex primo ministro ha sottolineato che era stato pianificato un attacco contro l'aereo su cui viaggiava Gheddafi. Ma il leader libico era riuscito a sfuggire alla trappola grazie all'avvertimento di Craxi. Amato ha dichiarato che la versione più credibile suggerisce la responsabilità dell'aviazione francese, con la complicità degli americani e di coloro che parteciparono all'azione aerea sopra i cieli italiani quella sera. L'obiettivo era eliminare Gheddafi mentre era a bordo di un MiG della sua aviazione. Il piano prevedeva la simulazione di un'esercitazione NATO con numerosi aerei in azione, durante la quale sarebbe stato lanciato un missile contro il leader libico. Questa esercitazione avrebbe permesso di presentare l'attentato come un incidente involontario. Tuttavia, Parigi ha risposto con un netto nessun commento alle affermazioni di Amato. Iscriviti al canale.